Buona domenica. C'è in atto questa iniziativa qui che, come vedete, riguarda i giornali di guerra. E qui c'è questa confezione che io adesso apro per mostrarvi esattamente di che cosa si tratta e perché ve ne parlo. Dunque, quando andiamo a prendere il giornale qui, è il Popolo d'Italia pubblicato il giorno 10 11 di giugno del 1940. Sono 6 giorni esatti dopo quella che io dico è stata la parusia di Gesù in me. Popolo italiano, corri alle armi. Questo è il giornale. Popolo d'Italia, il duce annuncia che l'Italia ha dichiarato la guerra all'Inghilterra e alla Francia. Popolo italiano, corri alle armi. Parla Mussolini. E vediamo un po' che cosa ha detto Mussolini. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno di Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. Acclamazioni vivissime. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Tra parentesi, acclamazioni, grida altissime di guerra, guerra agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Entriamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole: frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Applausi. Con voi il mondo intero è testimone che l'Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa. Ma tutto fu vano. Restava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l'eternità. Bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie, che si è palesata soprattutto micidiale per coloro che le hanno accettate. Bastava non respingere la proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell'anno scorso, dopo finita la campagna di Polonia. Ormai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi, i
e i sacrifici della guerra, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto dalla nostra frontiera continentale, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero l'accesso all'oceano. Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione. È la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro della terra. È la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto. È la lotta tra due secoli e due idee. Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che l'Italia non intende trascinare altri popoli nel conflitto con essa confinanti per mare e per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto, prendano atto di queste mie parole e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no rigorosamente confermate. Italiani, in una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che secondo le leggi della morale fascista, quando si ha un amico, si marcia con lui sino in fondo. E la gente: duce, duce, duce! Questo abbiamo fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, con le sue meravigliose forze armate. In questa vigilia di un evento di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla maestà del re imperatore. E giù il coro: viva il re, viva il re, viva il re! Che, come sempre, ha interpretato l'anima della patria. E salutiamo alla voce il Führer, il capo della grande Germania alleata. L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta, come non mai. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola e accende i cuori dalle Alpi all'oceano. Intendiamo vincere e vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Ecco, io vi ho letto queste dichiarazioni del duce fascista che interviene in un momento in cui, come appare dal giornale, le forze tedesche praticamente avevano
già sbaragliato tutto quanto il campo. La Francia era stata sottomessa, era stata creata una repubblica fantoccia in Francia, come poi accadrà alla Repubblica di Salò in Italia, e non esistevano altri nemici che l'Inghilterra. Sembrava che la vittoria stesse per arrivare, tanto che tutti incitavano alla guerra. Il popolo italiano che corre alle armi è secondo proprio tutto il giudizio delle cose opportune da fare in quella occasione, perché se l'Italia non partecipa a una guerra che sta per essere vinta dalla Germania, non avrà un posto lì quando ci sarà la riunione finale per spartirsi l'Europa. E allora, dice il duce Mussolini, è necessario che anche l'Italia, anche se non lo dice, lo pensa, deve avere i suoi morti, le sue vittime, per avere diritto a sedersi in questo tavolo tra i vincitori. Altrimenti Hitler diventa il messia dell'Europa. E io, Mussolini, non accetto né per me né per l'Italia quel ruolo che non fu accettato a suo tempo da un personaggio importante, Re Erode, che quando seppe che stava per venire il messia, ordinò la strage degli innocenti. Ecco, questa dichiarazione del popolo di Italia, corri alle armi, è la testimonianza diretta della proclamazione da parte del duce della strage degli innocenti che è descritta nel Vangelo, accaduta ai tempi della nascita di Gesù Cristo. Ma ai tempi di Gesù Cristo quella strage degli innocenti era già accaduta, perché la strage degli innocenti era accaduta circa 2 anni prima della nascita di Gesù, in occasione di un altro creduto messia in arrivo. San Matteo fa una operazione straordinaria scrivendo un Vangelo utopico, fantasioso, che faccia presente a tutti gli uomini che è necessario che quando scende sulla terra un figlio di Dio ci siano i popoli, nei sapienti dei popoli, 3, che arrivino come i 3 re magi che seguono una stella che deve esistere nel cielo, e essi l'hanno seguita questa stella e sono giunti lì alla capanna e hanno fatto il loro attestato con cui, con oro, argento e mirra, hanno reso l'epifania, ossia il riconoscimento manifesto della gloria del Figlio di Dio. Tutti coloro che sono attenti alle verità dei Vangeli non si accorgono, o fanno finta di non accorgersi, che ci sono 2 racconti contraddittori nei 4 Vangeli. Infatti, la descrizione fatta dell'avvento di Gesù Cristo da parte di San Matteo e dell'avvento di Gesù Cristo fatto da Luca sono contrapposte tra di loro.
rivelano due scenari totalmente diversi tra di loro, ma uno è chiaramente un Vangelo utopico, quello di San Matteo, fantasioso, che tira in ballo quello che ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere un re che si oppone all'arrivo del Figlio di Dio e ordina la strage degli innocenti. Ci dovrebbe essere una stella, ci dovrebbe essere tutto questo, perché altrimenti non arriva un vero Figlio di Dio. Invece, che cosa dice Luca? Io voglio leggervi il Vangelo diretto per come lo descrive Luca, perché tra due Vangeli che rivelano fatti diversi tra di loro, bisogna che comprendiate quale sia il Vangelo coerente alla realtà dei fatti e quale sia il Vangelo che invece è coerente alle necessità che devono esistere quando venga un Figlio di Dio. Dice il Vangelo di Luca, proprio al principio, dice questo, e si rivolge stranamente a un certo personaggio che non è stato individuato tra coloro che erano presenti. Sì, si tratta di un certo signor Teofilo, che significa amante di Dio, filo in greco significa amo, teo significa Dio, è un certo amo Deo, questo Teofilo, e Luca si rivolge a questo Amodeo, che è quell'Amodeo che state vedendo voi, che lo considera, perché se è solo Amodeo che considera l'incongruenza che esiste tra due Vangeli opposti tra di loro, ecco che sembra proprio che il Vangelo di Luca parli a me e mi dica: molti hanno già cercato di mettere insieme un racconto degli avvenimenti verificatisi tra di noi, così come ce li hanno trasmessi coloro che fin dall'inizio furono testimoni oculari e ministri della parola. Tuttavia, anch'io, dopo avere indagato accuratamente ogni cosa fin dalla origine, mi sono deciso a scrivertene con ordine, egregio Teofilo, affinché tu abbia esatta conoscenza di quelle cose intorno alle quali sei stato catechizzato. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, e comincia così. Poi, quando nel racconto c'è tutta la testimonianza resa da Maria, e evidentemente tra queste testimonianze a cui si riferisce questo evangelista c'è proprio il resoconto fatto da Maria. Chi volete che vi riferisca di prima persona l'angelo che si presenta a Maria se non Maria? Chi volete che vi racconti di Maria che va a trovare la sua cugina e le cose che la sua cugina le ha detto, il Magnificat e cose di questo tipo? Quando abbiamo un testimone che vi racconta che cosa ha detto Maria, che ha detto questo: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. Mi chiameranno beata, perché grandi cose m'ha fatto il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia
di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni da loro concepiti, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua santa misericordia, come aveva promesso ai nostri padri a favore di Abramo e della sua discendenza per sempre. Ora soltanto la Madonna poteva avere riferito a Luca queste sue parole. Ma se notate bene, queste sue parole sono espresse tutte nel termine di un disegno che è stato già compiuto tutto, ha fatto, ha tolto, ha abbassato i potenti, ha alzato gli umili. Ma voi lo vedete realizzato tutto ciò? Voi non lo vedete realizzato. Eppure ciò che vi dice Maria è che Dio lo ha già fatto. E a questo punto dovrebbe sorgere in voi il sospetto se voi non stiate vedendo al contrario ciò che ha fatto Dio. Perché se la Madonna vi dice che Dio lo ha fatto e voi lo vedete che non è fatto ancora, significa solo che voi state vedendo a rovescio, ossia come non ancora fatto, quello che Dio ha già fatto. La salvezza di Dio è già in atto, ma voi la vedete nel senso inverso, perché Dio salva riconducendo tutto al puro principio e voi vedete l'umanità che parte da quel principio e se ne va a morire. Ecco, ma per entrare nel contesto, Luca sta riferendo proprio quello che è stato appreso direttamente dalla Madonna, e il racconto che viene dopo è ancora una volta secondo la testimonianza della Madonna, quando dice che in relazione alla nascita di Gesù dice testualmente: in quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. E qui, anche secondo il Vangelo di Luca, ci sono delle persone che dicono che questo censimento era stato fatto anni prima, e dunque anche secondo il Vangelo di Luca la nascita di Gesù doveva essere avvenuta prima. Ma come, se Luca sta prendendo testimonianza dalla Madonna che gli dirà chiaramente che cosa gli dirà? Vediamo quando. Allora, mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. In quella stessa regione vi si trovavano dei pastori, vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia al loro gregge. L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. E questo vi servirà da segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Subito si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava Dio così: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono dunque in fretta
e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo di aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e questa è la testimonianza di Maria. Maria non ha raccontato di re magi, ha raccontato di poveri pastori che sono lì e accorrono alla nascita di Gesù, chiamati da angeli. Quando i pastori poi se ne andarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni per circonciderlo, gli fu dato il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito in grembo. Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, ossia 42 giorni, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè. Ogni maschio primogenito sarà considerato sacro al Signore e per offrire il sacrificio, come dice la legge del Signore, un paio di tortore e 2 giovani colombe. Ed ecco che cosa accade mentre accade questa cosa qui raccontata da Maria. Non è fuggita in Egitto appena pochi giorni dopo che sono arrivati i re magi per starci 7 anni. Si è recata come tutti a Gerusalemme, ha offerto come tutti i doni che erano richiesti quando ti nasce un primogenito. Ha fatto tutto questo. E mentre accade questo, ora c'era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Era un uomo giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Anzi, dallo Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Andò dunque al tempio mosso dallo Spirito, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto ordinava la legge, egli lo prese tra le braccia e benedì Dio dicendo: «Ora, o Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce che illumina le genti e gloria del suo popolo, Israele». Ora suo padre e sua madre rimasero meravigliati di quanto era stato detto di lui. Simeone li benedì e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è posto per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, sicché una spada trapasserà la tua anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori». Vi era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, molto avanti in età, che era vissuta con suo marito 7 anni dopo la sua verginità. Rimasta vedova e giunta all'età di 84 anni, non lasciava mai il tempio e serviva Dio giorno e notte con digiuni e preghiere. Arrivò essa pure in quella stessa ora e rendeva grazie a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Ecco, vedete, adesso c'è il versetto numero 39 del secondo capitolo
che è chiarissimo. Quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava la legge del Signore, ossia i 42 giorni in cui andava fatto tutto questo, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la gloria e la grazia di Dio erano su di lui. Ecco, il resoconto, la prova della diretta testimonianza della madre di Gesù, nega che dopo la nascita di Gesù siano andati in Egitto. Non è accaduto realmente. Allora, cari amici, che cosa ha detto San Matteo? Delle fesserie? C'è un solo modo secondo il quale San Matteo non ha raccontato fesserie, ed è quello secondo il quale 6 giorni dopo la nascita di Gesù ci fu in Italia, perché questa nascita era avvenuta in Italia, il duce dell'Italia che decide la strage degli innocenti italiani che si mettono in lotta nella seconda guerra mondiale. Eccola, qui non è una cosa che non sia descritta nella realtà. Il miracolo del ritorno di Gesù Cristo è accaduto il 4 giugno del 1940 e il 7 giugno del 1940 l'ora segnata dal destino è scoccata. Eccola qui, l'ora segnata dal destino. Ma quale destino? Quello che era stato per volontà di Dio messo nelle parole profetiche di San Matteo, che aveva configurato non quanto secondo le interpretazioni puerili della stessa Chiesa era accaduto 6 anni prima dell'avvento di Cristo, ma esattamente nel 1938, ossia 19 secoli dopo la nascita di Gesù Cristo. E vedete bene che nato nel 38, essendoci stato nel 38 l'avvento di Padre e Spirito Santo, discesi nella mia stalla umana, piena di rifiuti, piena di schifezze, una cosa obbrobriosa che è in se stessa il castigo di Dio, quel castigo di Dio che Suor Lucia di Fatima disse: la Madonna mi ha detto, quando vedrai una notte il sole da oriente a occidente, così e così, sarà il principio del castigo di Dio. Sì, è vero, dice lei. Infatti, 6 giorni dopo, alla fine del 1938, nel gennaio, per come Hitler stesso lo fece sapere, si era deciso a fare la guerra mondiale. Eccolo il castigo di Dio. La seconda guerra mondiale. No, amici, il castigo di Dio, Dio lo ha assunto entrando in me, che non ho alcuna gloria, alcuna bellezza. Sono uomo dei dolori, come aveva profetizzato il profeta Isaia. Uno che abbiamo ritenuto castigato di Dio, mortificato, egli uomo dei dolori. Ecco, tutta questa definizione fatta dal profeta era stata riferita sia a Gesù sia all'avvento del Padre suo. Ma laddove in principio esistono
i numeri a crearlo, questo principio, e è il numero 10 in base 3, quindi 1000. Questo principio ha un antefatto in Bibbia, il libro 1 nel capitolo 38. C'è un 138 di antefatto in principio. E allora quel 1000 in giorni, perché Dio crea in giorni, intanto si rende pari a 999 unità relative. Poi si riferisce alla preesistenza di un 138, e 999 meno 338 uguale 861 è tutto il tempo del Dio 10 al cubo in giorni. E sono tutti questi tempi reali che usano già il principio come esistente, sono ridotti a 861 giorni. Quando aggiunti 861 giorni, proprio questi, al 25 gennaio 38, del principio del castigo di Dio Padre e Spirito Santo, ecco che costui, ossia io, piccolino, ero moribondo. E accadde in me un miracolo. Fu riferito da una bambina a mia madre, che arrivò e le disse: questa notte ho sognato la Madonna, mi ha detto: mi fa tanta pena il figlio della tua maestra, domani mattina vai a casa della tua maestra e dille di non temere più, che ci penso io, deve solo portare al mio altare una candela in segno di ringraziamento e di devozione per me. E mia madre corse, ne accese 6 di candele, e poi non si accorse di cosa mi succedeva, ma se ne accorse alle ore 11 del mattino il dottor Sabatella, che era stato chiamato alle 7, ma non si era spicciato a venire a soccorrere un moribondo che aveva un male incurabile, e allora aveva deciso di venire a Bimbo Morto. E invece trovò un bambino in forte ripresa e disse: signora, vostro figlio ha vinto la morte, ha avuto la crisi, l'ha superata. Ecco, così sono queste malattie: arriva la crisi, c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa. Vostro figlio ha vinto la morte, signora. E vedete, la vittoria della morte, grazie a un miracolo della Madonna, è stata in me il 4 giugno del 1940, e 6 giorni dopo, eccola la strage degli innocenti, che è diffusa proprio in questa ora. Popolo italiano, corri alle armi. Tutti gli italiani volevano che si corresse alle armi, perché erano stati talmente rincitrulliti dall'ideale fascista che non vivevano altro che di glorie fatue della nazione, del popolo, dell'impero proprio. E tutti erano impazienti: la guerra sta per finire e noi non possiamo vincere perché Mussolini non si decide a fare guerra, ma cosa aspettiamo, cosa aspettiamo? Ed ecco la strage degli innocenti di un re, Vittorio Emanuele, in segno dell'Emanuele che doveva arrivare, come il terzo tra la pienezza, che fa la guerra, il re, l'Emanuele, il Vittorio per modo di dire, perché non è per niente un vittorioso. Ma chi perde in questo mondo reale e chi veramente vince? Di conseguenza, in questo mondo reale in cui tutti sono mortificati, tutti hanno la loro vera vittoria, e questa, che è stata intrapresa in un modo così terribilmente luttuoso per l'Italia, è stata la vittoria trascendente, che si è vista in una sconfitta, e in apparenza è morto,
ma quel ha vinto, ha fatto, ha buttato all'aria i potenti, che ha detto la Madonna, smentisce questa debacle avuta da Cristo, perché essa è all'origine della sua salvezza, di quando, andando nel senso che riconduce al principio ogni cosa, lo stesso Gesù sarà fatto scendere da quella croce e sarà, ringiovanendo, portato poco alla volta alla sua condizione di infanzia pura e pulita. E questo sarà ciò che realmente e veramente capiterà a tutti, perché è già accaduto. Noi lo vediamo in itinere, ma lo ha detto la Madonna, ha fatto, ha buttato, ha già vinto il Signore, solo che noi lo stiamo vedendo poco alla volta e ci sembrano tutte sconfitte, ma quanto più sono grandi le sconfitte, in verità tanto più grande è il superamento, la vittoria contro quelle sconfitte. Per cui, cari amici, fatevi coraggio. Noi stiamo vedendo un mondo a rovescio e la verità non è quella che realmente vi appare, ma è esattamente quella uguale contraria. Tanto che se ora voi avete la parvenza che siete in basso, che siete calpestati, che siete umiliati, che avete tutti contro, che contro di voi esiste ogni ingiustizia, chiamatevi beati. Non date retta a quello che vi dicono anche gli stessi sacerdoti quando vi dicono: oh poverini, siete dei poveri cristi. Sì, siete dei poveri cristi allo stesso modo di Cristo, perdenti fino alla fine, perché in assoluto siete vincenti per sempre. Ecco allora la rivoluzione culturale che deve arrivare nella fede. Bisogna proprio recuperare il Magnificat della Madonna, perché lei ve lo ha detto chiaro: Dio tutto questo, tutta questa salvezza l'ha già fatta. A noi non resta altro che solo il tempo per vederla realizzata.